Allora, questo è il progetto di un impianto fotovoltaico, sempre di edifici esistenti, quindi realizzati, dove appunto facciamo vedere i nostri ragazzi a scuola l'applicazione sul campo di quello che si studia nei libri, insomma. Ecco, tra l'altro in parcheggio della scuola esiste una pensilina fotovoltaica che è stata appunto progettata e realizzata dai nostri ragazzi, insomma, ragazzi che hanno finito la scuola qualche anno fa, è tuttora funzionante e ci dà appunto l'energia gratis che ci arriva dal sole, insomma. Adesso magari facciamo un salto in parcheggio, così vi faccio vedere appunto questa pensilina fotovoltaica. Dell'impianto fotovoltaico su carta alla realizzazione vera e propria dell'impianto fotovoltaico. Tra l'altro il mondo dell'energia sarà in grande evoluzione e cambiamento nei prossimi anni, proprio per le fonti di energia rinnovabile, perché basta guardare cosa stanno combinando grossi colossi dell'energia, come per esempio Terna, che ha investito diversi miliardi in nuove infrastrutture. E un problema che si è verificato, il problema tecnico che si è verificato, è la congestione degli impianti anche in alta e altissima tensione. Perché la troppa energia da fonti rinnovabili, quindi eolico e fotovoltaico, ha creato delle inversioni di flussi di potenza e questo ha messo in crisi la rete elettrica nazionale. Ecco perché dei grossi colossi come appunto Terna hanno costruito nuove infrastrutture, proprio perché non ci si può permettere una congestione degli impianti. Di conseguenza, sicuramente il fotovoltaico e l'eolico, ma più il fotovoltaico probabilmente, riprenderà il suo sviluppo, anche in considerazione del fatto che ormai l'automotive, come si dice adesso, è proiettato verso le automobili elettriche. E allora, al di là delle pubblicità che fanno anche sorridere quando si citano tempi di ricarica di un'ora per caricare per esempio una Tesla, dove l'energia necessaria si aggira intorno a 80 kWh, ecco, la cosa è praticamente impossibile. E per fare quindi una ricarica di un'automobile elettrica dobbiamo necessariamente, se vogliamo farlo in poco tempo, avere a disposizione molta potenza, quindi 25 kW, insomma, averceli. Quindi la sfida sarà 25 kW, per dire che ricarico la macchina in l'automobile in 4 ore, per dire, però a casa nessuno ha 25 kW, noi abbiamo a casa una potenza contrattuale di 3 kW, quindi neanche una giornata intera mi basta per caricare l'automobile, quindi mi servirà potenza, cioè ci servirà potenza. Ecco perché il fotovoltaico, per esempio, visto che prende l'energia dal sole che è gratuita, può riprendere piede sicuramente per caricare il parco auto che da qui a poco, insomma, sarà in campo, insomma, ecco. Quindi questa benedetta energia, costruire centrali nuove, no, nucleare neanche se ne parla naturalmente, però almeno l'energia del sole gratuita con dei pannelli, degli impianti fotovoltaici, quello sicuramente si potrà fare, e anche alla luce delle nuove infrastrutture che consentiranno di evitare la congestione delle linee di trasmissione.